siamo arrivate all'aeroporto di Caselle e abbiamo trovato fin da subito uno schieramento di polizia pazzesco che è salito sul nostro pullman e ci ha chiesto di identificarci e di controllare cosa c'era dentro i nostri zaini. Così uno alla volta ci hanno portati a svuotare lo zaino per terra. Questo penso sia veramente un controllo esagerato. Noi siamo cittadini e cittadine che sono preoccupati per la crisi climatica e invece veniamo trattati come se fossimo degli ecoterroristi. E quindi è un controllo esagerato e noi siamo qua solamente per portare l'attenzione sulla crisi climatica, su un problema che sta già colpendo le nostre vite. Stiamo vivendo una siccità senza precedenti, abbiamo appena visto un'alluvione in Emilia-Romagna e sono moltissimi gli altri effetti che già stanno colpendo le nostre vite e stanno facendo morire delle persone. In più la crisi climatica è un problema di disuguaglianze globali e un problema, viviamo in un sistema in cui c'è un 1% di persone ricchissime che volano in jet privato, possiedono degli yacht, possiedono case in giro per il mondo e queste persone emettono tantissimo, emettono il 50% in più, cioè il doppio rispetto al 50% più povero della popolazione globale. E quindi è estremamente ingiusto, queste persone stanno distruggendo la vita di tutto il resto della popolazione che ha invece un impatto molto minore e che però subisce le maggiori conseguenze della crisi climatica.